Ciao, ti faccio vedere come affronto lo studio di un groove che mi appresto così a vedere per la prima volta. Questo che vediamo qua sopra è contenuto nel metodo 100 funk groove per basso elettrico di Igor Sardi. Secondo me è un metodo molto valido, certo, è molto avanzato, secondo me, perché sono difficili i groove. Però dà molta soddisfazione e mi ha fatto riscoprire un po' la voglia di studiare tutti i giorni un pezzo nuovo e lo ringrazio. Questo qua è Groove 37, allora vediamo che è tutto messo su un Si bemolle settima. Vedo da qua anche che bene o male viene spiegato anche sotto la spiegazione armonica, questo può essere comunque utile per molti. Allora partiamo la Si in Emmeron e poi va a prendere un Si grave. Ah, vedo adesso che Si bemolle, quindi. Ok, la prima frasetta. Cerco di prenderlo a pezzettini e poi man mano allargarlo e portarlo su tutta la battuta. La prima parte mi sembra così. Poi sposto la mano, ho una pausa di sedicesimo e una ghost che mi servono anche per spostare. Re bemolle, re naturali, Nemmer. Alla lettura ritmica. Questo è un ottavo. Seconda battuta. Ah, poi va su di un'ottava. Devo usare queste due ghost. Adesso vado a mettermi una batteria lenta. Prima battuta. Ripeto queste due battute. Faccio anche spesso è questa, mettere un'altra batteria in cui uso i sedicesimi. Cerco sempre di alternarle. Allora, quella di prima era velocità 69, questa qua vado sui 75-80. Thank you.
Molto bene. Anche se comunque come velocità lui va velocissimo. 115 è altissima come velocità per fare questo. Per me. Allora, facciamo ecco. Ti faccio vedere ancora un'altra cosa, poi non voglio fare video troppo lungo per non annoiarti. Allora, un'altra cosa che faccio spesso è questa, magari anche un po' più lento. Vado a mettere i sedicesimi, ma tolgo ogni riferimento. Cioè lascio solo i sedicesimi e l'uno. Così mi devo immaginare tutto io, devo leggere bene ritmicamente. Uno. Ecco, questo lo trovo l'esercizio più difficile. Quando vado a mettere i sedicesimi senza il rullante e la cassa, cioè senza il 2, il 3 e il 4, io metto solo l'1 in modo che quando finisco i miei 4 quarti, fatto tutto da sedicesimi, poi torna all'inizio e mi dice che l'1 è quello il mio riscontro se sto facendo giusto. E questo è veramente tosto a livello ritmico perché bisogna essere molto, molto precisi e ci si lavora, si parte lenti e poi si porta su di velocità. Fammi sapere se ti è utile questo momento di studio che condivido, così eventualmente ne farò altri in futuro. Ciao, a presto.